L'attesa sta per concludersi. Una notte separa la Pomica Salmaggiore, campione d'Europa, dall'esordio al Mondiale per Club. Martedì alle ore 10.30 italiane, 16.30 sull'orologio di Manila, le rosa di coach Giovanni Caprara faranno il loro esordio nella massima competizione intercontinentale per società. Personalmente mi sento particolarmente orgoglioso di poter giocare un campionato mondiale, l'ennesimo, però questa volta con una squadra italiana. È la prima volta che mi capita e di questo ne sono veramente fiero e orgoglioso. E la squadra sta lavorando duramente per prepararsi a questo appuntamento, ovviamente era in cima ai nostri pensieri fin dall'inizio della preparazione, adesso finalmente si comincia. Il primo impatto con il palazzetto che accoglierà il mondiale ha già fatto venire i brividi. Questi sono gli spalti della Mall of Asia Arena, circa 20.000 persone possono sedersi e gustare lo spettacolo che offrirà il Mondiale per Club e che offrirà anche la Pomica Salmaggiore. Difficile, se non impossibile, riempire un catino così in un paese non propriamente innamorato del volley. Solo il tempo dirà quanto l'organizzazione si sia adoperata per riempire la Mall of Asia Arena, in cui il coach, campione del mondo per club in carica, sfiderà il proprio passato, l'ex Acibasi Vitra Istanbul. Onestamente non è che sono preoccupato di qualcosa in particolare, è una partita naturalmente d'esordio, una partita contro una grandissima squadra, credo che la battuta e la ricezione possano essere i due fondamentali che possono fare la differenza e la squadra che riuscirà a sopportare di più i momenti negativi, le cose che non vanno, probabilmente avrà la testa per portare a casa la partita. L'ultimo test della POMI ha evidenziato come il capitano Valentina Tirozzi stia facendo di tutto per rispondere presente alla prima. Nel complesso, le rosa sono da giorni in modalità Manila, ritiro con pochi fronzoli e tanta abnegazione per affrontare al meglio la sfida da alcuni totem del volley mondiale, come Boskovic, Taissa, Adams, Larsson, Kosheleva e Ognenovic. Alla guida dell'ex Acibasi, l'ex di turno Massimo Barbolini, che dopo l'amichevole persa col Volero Zurigo non ha nascosto la preoccupazione. Solo per tattica, tra poche ore lo scopriremo.